No, raga, quante volte che ho preso? Quante volte che ho preso? Volevo allenarmi, ho fatto lo sparring, solo che, vabbè, qualcuno dirà, a me cosa me ne frega di costui che ho preso le volte? No, è che fa male. Non sono aggressivo, boh, non mi interessa tanto dare, vincere, cioè non si niente vincere. Cioè, si vince quando si combatte sul ring, realmente non me ne frega di essere quello che, non è che è stordito, secondo me, essere quello che dà un pugno di più o quello che domina. Però oggi ho esagerato un po' con la storia che mi hanno detto che delle volte bisogna abituarsi ai colpi, ho detto ma vuoi vedere che forse è troppo tempo che non prendo dei colpi un po' seri, proviamo a vedere cosa succede. Mi sono messo a tirare di braccia, che sono abbastanza scarso, con uno più bravino, se non faccio nomi così. Ho sentito dei bei dolorini che lo sentivo da un po'. Se uno dovesse spiegare cosa si prova a prendere dei pugni in faccia con dei guantoni, probabilmente gente seria, pugili veri, riuscirebbero anche a spiegarlo. Io vi dico, sono un sacco di sensazioni diverse a seconda di dove ti colpiscono a volte ti colpiscono bene, anche in dei punti anche delicati non senti nulla. A volte male, malino, a volte si spegne la luce, a volte c'è la scossa, a volte ti balla tutto. E oggi devo dire che ne ho prese. La gente si meraviglia per come le assorbo al corpo, è vero, sono un bestione, il corpo mi fa. Non mi curo di colpi che ricevo al corpo, assolutamente, e non ho fatto neanche niente, però in faccia, secondo me sono andato anche KO oggi, diciamocelo chiaramente. Cara Alicia, l'ultimo video che ho fatto ho avuto tre visite, quindi contando magari due Romie e una Licia, mi rivolgo a te carissima Licia, probabilmente avrei fatto meglio a venire stasera al corso tenuto da te con grande professionalità e fare le prese di palco, magari bruciavo di più e prendevo meno mazzate. Comunque, vabbè. Poi il tempo tiranno, ragazzi, adesso ti devo scopare, dormiamo tardi, questa lo so che è una puntata che uno dice ma è questo qua. Che poi è bello prendere botte, perché come dicono in un certo film, tutto perde di volume dopo, forse perché sei un po' rintronato, no? Comunque, mamma. Poi anche i denti, qua ragazzi ha ragione il mio amico di Roma, non facciamo nomi, però ci vogliono dei paradenti su misura, bisogna spendere quei 65, 70, 50, 30 euro per dei paradenti buoni, che mi hanno detto che è un altro mondo, paradenti buono, respiro da Dio, salivazione perfetta, protezione totale, questi paradenti qua del cavolo, quelli da 4-5 euro, i denti ballano forte, dipende dalle mazzate. Comunque va, mi sono divertito alla fine. Come dicono in un film, in un altro film, come si dice spesso da noi, alla fine andiamo lì per farci male. Ci piace farsi male. Cioè, c'è un ragazzo di Rubiera, voi sapete di chi sto parlando, che sta crescendo molto bene, gran influenza fisica, 19 anni, cattivello, non ha paura dei colpi, dal prendo così. Però, ragazzi, io sono un peggior esempio, perché io appena ho potuto rovinarmi, in un certo senso, poi c'è stata anche la sfortuna, però donne, sigarette, subito sono andato giù a piedi pari, ho lasciato perdere il basket perché. Però ragazzi, cioè, non esiste il fatto, fumo solo ogni tanto quando bevo la sera in discoteca, quelle storie lì, no. Non fumate perché, cioè, a me non me frega niente la salute per le sigarette, ma a livello sportivo è definito se fumate. Non pensate a qualche grande atleta che riesce a fumare, sì, ok, ma non so come fate, sono eccezioni, comunque rendono di meno di quello che potrebbero. Non fumate, cioè ci sono droghe che fanno
molto meno male all'attività, al fisico e all'attività sportiva. Il fumo è la cosa peggiore e più stupida. Poi sei dipendente, questo è un casino, poi diventi come me. Infatti io gli dico sempre a Luca, vedi Luca, io devo essere il tuo modello, tu guardami e fai tutto il contrario di quello che faccio io. Adesso riga è tardissimo, devo scappare da mia, ma forse sono in ritardo, grazie. Ciao.